Mannaggia. Buon pomeriggio e buon proseguimento di giornata e buon inizio di serata in questo giovedì 29 ottobre 2020. Siamo quasi alle ore 16 e 10 minuti prima. Video extra di oggi, facciamo un resoconto, grazie anche ai dati che mi ha fornito il mio caro amico Nicolino, della Russian Premier League 2020, campionato russo, dove ovviamente posti Champions, come sappiamo, si sono qualificati lo Zenit, prima 72 punti, secondo Lokomotiv Mosca 57, Krasnodar terzo, che poi grazie ai playoff è riuscito ad andare in Champions a quota 52, in Europa League CSKA Mosca 50 punti, Rostov 45, Dinamo Mosca 41, Spartak Mosca 39, Arsenal Tula 38, Ufa 38, Kazan 35, Ural 35, Sochi 33, Akhmat Grozny 31, Konangil Tambova 31, retrocesse Samara Orenburg 31 e 27. Rendimento casa, lo Zenit 10 vinte, 5 pareggi, 35 punti, secondo il Krasnodar a 29, terzo il Rostov a 27, quarto la Lokomotiv Mosca a 26, quinta la ZSKA Mosca a 25, sesti Sochi a 21, stessi punti l'Ufa, Tambov 19, Kazan 18, Ural 17, Spartak Mosca 16, stessi punti la Dinamo Mosca, Arsenal Tula 15, Samara 14, Akhmat Grozny 14, Orenburg 13. Rendimento fuori casa, primo sempre lo Zenit, 12 vinte, un pari, 2 perse, 37 punti. Secondo Lokomotiv Mosca 31 punti, terzo CSKA Mosca 25, quarta Dinamo Mosca 25, quinta Spartak Mosca 23, stessi punti Arsenal Tula Krasnodar, ottavo Rostov 18 con anche l'Urala 18, 17 Samara e Amat Grozny Ufa e Kazan, 14 Orenburg, Tambov 12, anche il Sochi a 12. Diamo un piccolo sguardo sui marcatori. Zuba Zenit 17, Azmoun Zenit 17, Lutsenko Arsenal Tula 15, Vlasic ZSKA Mosca 12, Sobolev Spartak Mosca 12, Miranchuk Lokomotiv Mosca 12, Chum Rudov Rostov 11, Beng 9, Krychowiak 9 della Lokomotiv Mosca, Shalov ZSKA Mosca 8, Big Falvi Ural 8, Filip Dinamo Mosca 8, Despotovic 8, Larsson 7, Kostiukov 7 e poi man mano tutti gli altri, quindi vediamo anche dal rendimento di gol come marcature, primi posti Zenit, Arsenal Tura, CSKA Mosca, Spartak Mosca, Lokomotiv Mosca, Rostov, quindi insomma. Ci è piaciuto a me, il mio caro amico Mammo Nicola, fare un resoconto sul campionato russo, cosa che ovviamente possiamo anche esprimere per altri campionati, magari anche quelli nostrani, vediamo un po' quando c'è disponibilità. Bene, buon proseguimento di giornata e buona serata a tutti. Incrociamo le dita per il Covid, questa seconda ondata, purtroppo, speriamo che tutto possa andare per il verso giusto. Saluti da me, vi mando anche i saluti del mio caro amico Nicolino e alla prossima, ciao!